Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema. Con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì, sì, sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Il Festival di Venezia verrà aperto da La La Land, scritto e diretto da Damien Chazelle e interpretato da Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend e J.K. Simmons. Il film sarà in concorso alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. Per la pagina dei nuovi progetti si torna a parlare di Beverly Hills Cop 4, perché la Paramount ha deciso di affidare la regia ad Adil El Arbi e Bilal Fallah. Il duo di origine belga ha già firmato due thriller e lo studio spera così di portare aria nuova all'interno di un progetto che fino ad ora sembrava essersi impantanato. D'altra parte, Eddie Murphy aveva fatto sapere che avrebbe accettato di girare il progetto solo se la storia lo avesse convinto in pieno. A proposito di seguiti, c'è un ingresso a sorpresa nel cast di Fast and Furious 8, al momento già in lavorazione. Si tratta di Helen Mirren. L'attrice ha dichiarato di aver accettato a condizione che la facessero guidare veramente e che avesse delle scene d'azione. Il film, lo ricordiamo, sarà ambientato per la maggior parte a New York e dovrebbe essere il primo capitolo di una storia che prevede altri tre film. Intanto si torna a parlare della nuova versione di È nata una stella, rilettura del film del 1937 diretto da William A. Wellman e rifatto poi molte altre volte. In questo caso la regia era stata affidata tempo fa a Clint Eastwood, ma ora passa nelle mani di Bradley Cooper, che sarà anche il protagonista maschile. Nei panni della protagonista femminile invece ci sarà Lady Gaga. Si parla ancora di musica e cinema perché un film racconterà la lavorazione di Exile on Main Street, doppio LP dei Rolling Stones uscito nel 1972 e da molti considerato uno dei lavori migliori del gruppo. Dietro la macchina da presa ci sarà Andy Goddard, uno dei registi della serie TV Downton Abbey. Le riprese dovrebbero iniziare questo inverno. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!